Sono emozionato. Queste canzoni. Sono emozionato con queste canzoni dei Beatles. E noi emozioniamo sempre. Stupendi, stupendi. Tiziano stupendi. Mariani, buonasera. Grazie. Benvenuto, benvenuto. Grazie a tutti voi e grazie soprattutto agli ascoltatori che hanno fatto Radio Lombardia. Senza sì. di loro. È vero, è vero, è vero. Sono Radio sempre Lombardia poi più numerosi, non ci sarebbe sempre più mai attivi. Stata. Ci seguono, ci scrivono. Che ci hanno dato la forza e la volontà di continuare a, a investire, a resistere, a fare ed essere la voce della Lombardia. Lombardia. Assolutamente. Beh, se non ci fossimo noi. Beh, quante cose non verrebbero dette. Gli ultimi dati dimostrano anche che le rilevazioni hanno un effetto non indifferente. 107.000 all'ascolto del giorno di ieri, medio di ieri, insomma è un bel ascolto, basta pensare certo. 107.000 ascoltatori, basta pensare che il Corriere della Sera stampa 250.000 copie in tutta Italia. Quindi ragazzi, questo miei, fa Lombardia, in Lombardia fa ben pensare che Radio Lombardia, quello che dice Zini viene ascoltato, va bene? Allora, avete sentito, noi non scherziamo, i dati certi ve li facciamo avere. Cosa diversa è successa per Expo, adesso lo dico con un sorriso perché poi voglio capire cosa ne pensate voi e cosa ne pensano gli ospiti. Allora, lo dicevamo poco fa, i dati che Giuseppe Sala ha fornito nella giornata di ieri, come promesso, 21 dicembre, sono solo parziali, cioè non sono stati dati nella loro totalità. Sala ha detto che presto verranno comunque comunicati, fatto sta che è già partita una polemica da parte del Movimento 5 Stelle. Come sapete, il movimento di Beppe Grillo è sempre stato contro Expo 2015, per scelta anche i rappresentanti politici non sono mai andati a visitare l'esposizione universale perché loro dicono l'avremmo fatta in modo diverso. Anche sull'esposizione dei dati hanno avuto qualcosa da dire, noi abbiamo raggiunto telefonicamente Silvana Carcano, consigliere regionale, sentite cosa ha detto. C'è poca trasparenza perché abbiamo chiesto anche tramite un'interrogazione in aula di avere il numero dei biglietti venduti in Expo suddivisi per categoria. Abbiamo aspettato di fare l'interrogazione non alla prima data utile dopo il termine dell'esposizione universale ma alla seconda, così da dare un tempo aggiuntivo ai dirigenti di Expo per tirare fuori questo numero e ai primi di dicembre ci hanno risposto che il dato non era disponibile e ci aspettavamo che ieri in CDA il dato fosse reso pubblico, invece a sorpresa nemmeno ieri è stato reso pubblico. Allora, la questione della trasparenza non è una questione a fasi alterne, deve valere sempre. Siccome si tratta di un investimento pubblico, spetta ai cittadini, che sono come dire i principali azionisti, capire questo numero, in cosa consiste. E invece ancora una volta il candidato sindaco del PD ha tenuto segreto questo numero e noi non riusciamo a capirne le motivazioni. Continua a ripetere che è tutto sotto controllo, i conti si fanno alla fine, con l'ultimo CDA avremmo avuto i numeri, eppure i numeri non ci sono. Questa è la voce di Silvana Carcano, Movimento 5 Stelle, insomma Mariani. Le domande a cui rispondere a quanto dice soprattutto Carcano sono parecchie. Intanto quanti sono stati gli incassi ricavati dagli ingressi serali, perché dice è vero è stato dato conteggio del numero di biglietti venduti, però non si è fatta distinzione tra gli ingressi ridotti, gli accrediti, piuttosto che quelli omaggio, piuttosto che quelli appunto che poi forse l'ultimo periodo i biglietti si pagavano meno. Insomma i conti precisi non ci sono. Lei che visione ha in merito? Poca trasparenza? O no, semplicemente no. La prassi che vuole questo iter? Allora, fermo restandomi, la Carcano è un consigliere comunale, quindi la legge 18 agosto 2000 sugli enti locali è molto chiara, molto trasparente, i consiglieri comunali devono avere tutto quello dove i comuni hanno una loro partecipata, l'Expo partecipa al Comune di Milano, per cui è giusto che abbiano tutti i dati disponibili. Quindi non è solamente questione di trasparenza, ma è questione di fornire al consigliere comunale per svolgere la sua funzione tutti quegli atti che ritiene opportuno ad avere. E quindi non ci deve essere nessuna infraposizione o qualcosa negativo. Sì. Però al di là di questa, io la ridefinirei tra virgolette, se mi permette, polemica. L'Expo è stato un grande successo, cioè è inutile continuare a dire, chiedere, cercare di trovare un pelo, poi dopo certamente se ci sono stati degli atti che vanno perseguiti ai sensi della legge, guai, sarebbe quello un altro discorso, guai, sarebbe se a un certo punto le presenze sono state falsificate, lo metto tra virgolette, attenzione, sì, sono tutte congetture che stiamo facendo, allora vanno perseguiti, eccetera, eccetera. Ma io credo che l'Expo è stato un gran successo, cioè per la Lombardia, non per niente
è il Sole 24 Ore l'altro giorno, sì, poi ne parlava infatti. Anche la radio, è la seconda città dove si vive meglio, ma non si vive meglio perché siamo più bravi, più belli, più intelligenti o più capaci o più imprenditori, no, si vive bene perché la città è stata trasformata. E che cosa grande è stata trasformata? Grazie all'Expo, grazie a chi ha avuto la grande brillante, perché l'Expo, prima sentivo in trasmissione mentre venivo a Milano, qualcuno ha detto vabbè, insomma, l'Expo chi taglia il nastro è bravo. No, qui dobbiamo dire bravi a Letizia Moratti, dobbiamo dire al governo D'Alema. Forse per quello che è andato bene, però, no? C'è stata una sinergia totale. Al governo D'Alema, dell'Europa, Prodi. Cioè, bisogna dare i meriti a chi spettano. Ed è stato un grande successo l'Expo perché ha permesso di trainare una serie in un momento di crisi eccezionale, perché questi 5 anni sono stati sofferenti per le industrie. Lo dimentichiamo, tutte le fabbriche che hanno chiuso. No, no, noi, penso qualche che non anno se le dimenticherà fa, eravamo nessuno. Qua a discutere, scusami Zini, eravamo qua a discutere fabbriche in continuazione che chiudevano, mettevano sul lastrico centinaia di lavoratori, no, vabbè, a una certa età che non trovavano più il posto di lavoro. Stiamo ancora pagando i conti, e allora, peraltro, allora, di questa situazione. Allora, questo ha permesso, migliorata... e devo dire con grande, io ho fatto parte del consiglio di amministrazione di Fondazione Fiera quando si è dibattuto anche il problema di cedere i terreni alla società Expo, perché noi tutti ci credevamo, io, Sangalli che era il presidente della Camera di Commercio, Minetti che era rappresentante della CGIL. Senta Mariani, io non le voglio chiedere il suo endorsement nei confronti di Sala, ma vede di buon occhio quindi la candidatura di Sala, questi successi, ma guardi, di Expo? Io ritengo che Expo, cioè l'Expo è stato un... poi dopo senz'altro sarà che il governo dovrà ripianare le perdite, guai, perché le perdite ci saranno senz'altro, non so quando saranno 200 milioni di euro, ma un evento così che ha permesso, e lo ripeto perché almeno qualche ascoltatore ci telefona, ha permesso alle industrie di farsi conoscere nel mondo, le nostre industrie italiane, è stato un investimento, cosa ne pensa? Tutti gli investimenti vanno pagati e siamo stati fortunati in Milano, adesso il governo metta mano al portafoglio e ci restituisca i soldi che tanti leghisti dicono che vanno a Roma e non vengono più. Senta, in Lombardia. Senta, insomma, l'investimento prima presuppone, ci sono dei soldi da spendere che si rivedranno poi dopo, funziona così, Mariani dice in sostanza, no, questo. Ha ragione Tiziano, nel senso che... Però qui ci sono anche i soldi dei cittadini, faccio un po' l'avvocato del diavolo. No, ma ha ragione, perché sicuramente è stato un evento che ha portato benessere non solo a Milano, a tutta Lombardia, come ricordavo giustamente. Dopodiché, e poi l'Italia, il paese Italia. Dopodiché c'è il problema che verrà sicuramente strumentalizzato sul fatto che Sala sarà uno dei candidati del PD per le primarie sulla città di Milano. L'altro lato importante è che comunque non ci dovranno essere ripercussioni sui singoli cittadini, cioè l'abbiamo ribadito più volte in questa radio, io anche più volte, cioè se ci sarà un buco enorme che dovranno aumentare le tasse per recuperare questo buco, probabilmente, insomma, questo non andrà bene. Ma no, aspettiamo a dire queste cose. C'è però tutto un punto interrogativo, perché fino a quando i dati non verranno esposti, non mettiamo il carro davanti ai buoi. Attenzione, no. Però né da una parte né dall'altra. No, dai, ma sulla finanziaria. Però dobbiamo essere onesti, cioè, indipendentemente, io mi auguro che questi eventi gestiti in una certa maniera, dove c'erano dei numeri che sicuramente sono stati superati, dei 21 milioni di visitatori, tutti abbiamo fatto i complimenti a tutti, perché non ci 20, 18, sì, ma non dimentichiamo, però giustamente il costo, il planet, il business planet di questo evento era la vendita di 21 milioni di biglietti a una cifra che oscillava tra i 30 e i 35 euro la prima cifra iniziale. Dopodiché dobbiamo andare a vedere quanti di questi biglietti sono stati venduti a 5 euro. È quello che dicevamo prima, la distinzione di tra i prezzi con cui sono stati tutto venduti. Questo non va strumentalizzato, cioè ribadisco che è stato un evento che ha portato benessere soprattutto a una città come Milano, su quelle che sono state poi le infrastrutture che ci ritroviamo oggi e che ci ritroveremo domani, perché sta arrivando la nuova metropolitana che collegherà Forlanini con Piazza del Duomo, la Darsena e così via, per cui cioè, sicuramente gli investimenti sono stati fatti, sono utili e continueranno a far vivere questa città. Allora tra poco ripartiamo. L'hanno fatta vivere questa città, perché in questi 5 anni dove l'Italia era in crisi enorme, l'Europa era in crisi enorme, Milano è sopravvissuta, perché se non c'era Expo Milano aveva una crisi eccezionale.
Allora, vediamo di fare una domanda altra rispetto alla domanda diretta che abbiamo fatto a inizio puntata. Cosa ne pensate